Salve e bentornati sul mio canale. Ragazzi, quest'oggi un nuovo video sull'ingegneria. In particolare andremo a parlare del test di accesso, di tutte le modalità e tutte le cose che dovete sapere se volete iscrivervi a ingegneria. Questo video potete guardarlo se siete in terza, in quarta o in quinta superiore, anche ovviamente se siete al biennio, ma magari vi consiglio di aspettare giusto un altro po' perché il test si può fare dalla quarta superiore. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi e di lasciare un bel mi piace. Attivate inoltre la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei nuovi video. Allora ragazzi, il test di accesso ad ingegneria, come ho già detto, può essere svolto già dal quarto superiore. Molti atenei accettano il test anche in quarto superiore. Informatevi prima se l'ateneo in cui desiderate iscrivervi lo accetti, ma in generale sì. Per i politecnici è un po' diverso, quindi informatevi sui siti dei politecnici perché ci sono dei test specifici, ma in tutte le altre facoltà d'Italia si utilizza un test fornito dal consorzio CISIA che si chiama TOLC, in particolare TOLC-E. Questo test è costituito da 50 domande alle quali dovrete rispondere in un tempo di 100 minuti, quindi 1 ora e 40. Le domande danno un punto di vantaggio, insomma assegnano un punto se vengono risposte correttamente, 0 se non vengono date e meno 0,25 se risposte in maniera erronea. Infatti il test tiene in considerazione il fattore fortuna, tra virgolette, in quanto le possibili risposte multiple sono più di 4 e se le date a caso probabilisticamente avrete un punteggio sempre negativo. Poi ovviamente vi può andare bene, ma comunque io non vi consiglio di buttarle a caso in quanto c'è una penalità. Ragazzi, il test è davvero molto semplice nella sua articolazione, nella gestione dei contenuti, in quanto i contenuti appunto sono veramente limitati. Con un quarto liceo avete davvero tutti i contenuti necessari per poter superare questo test. Io consiglio un sacco di allenarsi tramite delle applicazioni, AlphaTest oppure OEplyTest, perché fare delle simulazioni è molto utile per conoscere il proprio livello di preparazione e capire dove andare a migliorare e se c'è qualche argomento che non conosciamo proprio e quindi bisogna approfondirlo. In generale non consiglio molto i libri di testo, però se volete prendere qualche testo nel caso in cui veramente durante le simulazioni facciate meno di 10 punti, quindi veramente poco, su 50 possibili, allora in quel caso vi consiglio qualche testo perché probabilmente vi mancano proprio dei contenuti che magari non avete imparato a scuola e quindi andare a ripassarli, andare a impararli tramite un testo riassuntivo che vi indica solo quei contenuti può essere l'ideale. Ma per tutti gli altri che hanno frequentato in maniera molto assidua il liceo oppure gli istituti tecnici o anche i professionali per certi versi, possono essere davvero tranquilli, i contenuti di quarta bastano e avanzano per superare il test. Le domande più complesse sono quelle di logica per molti e quindi io vi consiglio di fare tanti test sulla logica, in quanto magari farne una simulazione con il pieno punteggio a logica non indica che voi sappiate fare tutti quei quesiti, ma comunque grosso modo sì. Cioè nel senso che la logica è un qualcosa che si possiede in maniera innata e che difficilmente viene allenata durante le scuole superiori. Quindi non è che una persona che ha fatto un liceo ha una logica più spiccata di una che ha fatto un altro istituto. Ma nel caso in cui siate carenti da quel punto di vista si può migliorare, non vi preoccupate, basta fare solamente tanta esercitazione e apprendere i concetti base della logica che all'inizio sembrano difficili ma poi non sono così complessi. Infatti le domande che seguono la logica, che sono 10 se non erro, dovrebbero essere quelle di matematica, che sono la parte più preponderante. Infatti la sola matematica vi permetterebbe di passare il test tranquillamente. Per passare il test cosa intendo? Ogni ateneo, ogni facoltà individua una fascia di punteggio necessaria a superare il test, che può essere superato in varie modalità. Alcuni istituti propongono circa 4 modalità, ovvero si fa un punteggio di solito superiore al 20 e si ha accesso immediato al corso, nel senso che ci si può immatricolare non appena si è conseguito il diploma. Poi c'è un punteggio un po' più ristretto, magari 15-20, che vi permette comunque di iscrivervi al corso, ma dovrete frequentare dei corsi senza obbligo di svolgere nessun esame, semplicemente dei corsi di integrazione per dei concetti che magari non avete chiari. E poi c'è un'altra fascia di punteggio, quella che va dal 10 al 15, che invece vi propone di fare dei corsi, ma dovrete dare un esame, senza il quale
non potrete avere accesso alle sessioni di esame. Quindi in pratica questi OFA, obblighi formativi accademici, che vi vengono assegnati se fate un punteggio troppo basso, hanno la valenza come di un debito scolastico delle scuole superiori. Quindi se non superate quell'esame, e non è come le superiori in cui i debiti sono un po' più facili da superare, ma se non superate quell'esame non potrete fare poi dopo gli esami, quindi attenzione a non cadere in quella fascia. E poi c'è anche la fascia dei punti al di sotto dei 10, alla quale si sconsiglia l'iscrizione, oppure si consiglia l'iscrizione a un cosiddetto anno zero, quindi in pratica vi fanno perdere un anno o un semestre e vi troverete molto indietro rispetto ai vostri compagni. Quindi ragazzi, io vi consiglio, se possibile per il vostro ateneo, di svolgere il test di accesso in quarta superiore, in maniera tale da poter riprovare il test qualora andasse male. Infatti il test può essere riprovato circa una volta al mese e costa circa 30 euro, quindi il costo non è proprio basso, però non è neanche elevatissimo da non potervi permettere di provarlo un paio di volte. Quindi ragazzi, io vi consiglio di svolgere il test in quarta, magari a fine del quarto liceo. Trovate tutte le date qui sotto nei commenti, nel primo commento in evidenza, o anche in descrizione vi lascio il link al calendario del talk, che viene sempre aggiornato. Dovete andare a vedere la sede più vicina a voi dove volete andare a svolgere il test d'ingresso, e quindi andare a vedere qual è la data del vostro test. Magari iscrivervi alla piattaforma e poi prenotarvi il test. Nel momento in cui andate quindi ad iscrivervi e a provare il test in quarta, ad esempio, se lo superate, conservate la ricevuta, in maniera tale che quando andrete a iscrivervi all'università l'anno successivo presenterete semplicemente la ricevuta, ma di solito è anche automatizzato questo processo, per confermare che avete svolto il test l'anno precedente, e quindi vi ammetteranno tranquillamente anche all'anno accademico successivo. Qualcosa da sapere ragazzi, molto importante andare sempre a controllare questa sezione per le date, quindi andare sempre a vedere quando è disponibile una nuova data, ma a parer mio è importante sapere cosa aspettarsi a questo esame. Allora, a questo test di accesso. In generale questo test di accesso viene effettuato tramite una banca dati che pesca delle domande casuali tramite piattaforma digitale, quindi si fa computer, non è cartaceo. E quindi praticamente vi vengono somministrate delle domande casuali, quindi anche le persone accanto a voi avranno domande differenti da tutta questa banca dati. E poi voi le svolgerete e vi uscirà subito l'esito a monitor, in maniera tale che appena cliccherete termine invia, subito saprete il risultato del vostro test d'ingresso e saprete quindi se siete entrati o meno. Vi consiglio di controllare le facoltà e i siti delle facoltà alle quali intendete iscrivervi, in quanto ogni facoltà ha dei range di punteggi leggermente differenti, ma in generale, come ho notato, al di sopra dei 20 punti, 25 se vogliamo proprio esagerare, dovreste riuscire a entrare praticamente in tutta Italia, tranne ovviamente i politecnici, come ho detto prima. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Diciamo che l'ho fatto su richiesta di qualcuno di voi che mi ha contattato, mi ha chiesto informazioni al riguardo, e credo che sia opportuno fare un video al riguardo specifico. Spero di avervi aiutato. Se avete qualche dubbio, non esitate a lasciare un commento qui sotto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!